con Giovanni Benedetto. Bella l'immagine, Giovanni, sei sotto la curva, ne manca soltanto una, 100 chiude la serie qua a Firenze, e ha dimostrato di averne di più della Fiorentina. Complimenti. Sì, nelle tre partite giocate abbiamo dimostrato effettivamente di avere qualcosa in più, però sono playoff. Venire qui a giocare e vincere non era facile, venivamo in un campo dove per 18 partite, 19, sì. 19 partite non si era mai perso. Però ci credevamo, perché avevamo giocato due gare in casa a dei buoni livelli, avevamo capito un po' come giocare contro questa squadra, e quindi onestamente l'unico pensiero che ho avuto nel pre-partita era dire ai miei ragazzi, ai miei giocatori, che dovevamo restare mentalmente all'interno della partita, non lasciarci trascinare giustamente dalla foga dell'avversario, che aveva cercato di spingere il più possibile per cercare di mettere le mani sulla gara. Non dovevamo stare dietro ai fischi degli arbitri, che è normale, che possono molte volte non trovarci d'accordo, ma questo ci capita spesso e volentieri. Dobbiamo mostrare maturità da questo punto di vista, e penso che l'abbiate dimostrato con una ripresa ancora una volta devastante dal punto di vista fisico. Il differenziale di tiri liberi battuti è incredibile, però è frutto di un lavoro fatto là sotto per cercare di sfruttare i chili e i centimetri in più che hanno pesato tantissimo in questa serie. Sì, noi sapevamo, ripeto, noi cercavamo di punire ogni mismatch che loro ci proponevano, o attaccando in lungo come abbiamo fatto con Zeb in tante occasioni, o dando la palla dentro come abbiamo fatto con D'Alessandro, con Rizzitiello e con lo stesso Piunti. Questo è il nostro piano gara, nelle tre gare abbiamo cercato di mantenerlo e l'abbiamo fatto molto bene. Manca una vittoria per questa promozione, che te, non dico che sei uno specialista, ma comunque sai bene qual è il clima, l'avversario lo sappiamo già, è la cestistica San Severo. Qua il livello, a livello di tonnellaggio, è il vostro, quindi mi aspetto una semifinale molto equilibrata. Sì, è un'altra squadra che ha fatto un campionato strepitoso, vincendo tantissimo, perdendo pochissime volte, quindi probabilmente è anche la più giusta, perché mi sembra, per il campionato di fatti, per il campionato che abbiamo fatto sia noi che loro, forse il giusto premio per tutte e due le società. Quindi poi adesso ti dico in sincerità che per un giorno ce li possiamo. Domani vorrei portare mia figlia a vedere la Fortitudo, farà uno squillo all'amico allenatore per cercare di farmi trovare due biglietti, che saranno difficili da trovare, ma cercherò in tutti i modi di trovarla per fare vedere a mia figlia un clima di Serie A2 importante. Un anticipo del prossimo anno, insomma. Speriamo di sì, perché no, perché non sognare fino in fondo, no? Oggi perché dovremmo dire che non vogliamo andarci, vogliamo andare, l'abbiamo dimostrato e ci vogliamo andare, quindi mi auguro un anticipo per il prossimo anno e poi una domenica al mare, e lunedì si riprende.